Oggi ho deciso di pubblicare un video leggermente diverso. Infatti parlerò di quello che è definito il più bel film d'animazione di sempre, ovvero La città incantata. Inizialmente il film non aveva una sceneggiatura completa. Questo vuol dire che il team ha già iniziato a lavorare al film senza sapere come sarebbe continuato quest'ultimo. Lo stesso Miyazaki ha ammesso che nella lavorazione di tutti i suoi film non si è mai saputo come sarebbe andata la storia, ma che continuavano a lavorarci nel mentre del suo sviluppo. Per disegnare la scena dove Aku, sotto forma di drago, apre la bocca, il team ha visitato l'ufficio di un veterinario per studiare l'apertura della mascella di un cane. Il nome Chihiro Ogino, perché sì, questo è il nome della protagonista, vuol dire letteralmente mille ricerche, mentre Yubaba, tradotto, diventa strega da bagno, che si adatta perfettamente al ruolo di capo dei bagni pubblici. Per la scena dove Chihiro estrae una bicicletta dallo spirito del cattivo odore è ispirata a un fatto realmente accaduto al regista. Miyazaki, infatti, ha raccontato che vicino dove vive c'è un fiume. Un giorno, quando decisero di ripulirlo, videro che nel letto del fiume vi era rimasta incastrata una bicicletta che poi estrassero. Il film è principalmente in animazione tradizionale. Nonostante ciò, diverse scene, anche di brevi secondi, sono state fatte in CGI. La città incantata è stato il primo film dello studio Ghibli ad andare e a vincere un Oscar come miglior film d'animazione. Miyazaki, oltre ad aver diretto il film, l'ha anche scritto e ha anche disegnato gli storyboard. Questa è più una voce di corridoio. Inizialmente il film durava poco più di 3 ore, però molte scene sono state tagliate e adesso il film dura 2 ore e 5 minuti. Spero che questo primo video sull'animazione giapponese vi sia piaciuto, gente. Ringrazio come sempre coloro che si sono iscritti al canale e che hanno messo like ai video.